l'occupazione di suolo pubblico che sarà necessaria a tutti i bar e i ristoranti della città che dovranno aumentare le dimensioni del plateatico per far fronte alle nuove norme di distanziamento sociale che probabilmente saranno introdotte, ebbene quel suolo pubblico in più il Comune di Padova lo darà gratuitamente. La notizia circolava tra i corridoi di Palazzo Moroni da qualche giorno, ma ora è arrivata l'ufficialità. Bar e ristoranti, che per le norme anticontagio dovranno estendere il plateatico di loro competenza, non pagheranno un'eccedenza per quell'occupazione. Un'iniziativa sul fronte dei tributi a cui se ne aggiungeranno altre. Per fare questo c'è bisogno di verificare che il governo destini i soldi che ha promesso alle amministrazioni comunali. Con quelle risorse potremo non solo assecondare tante richieste che stiamo ricevendo in questo momento, ma mettere in campo una vera e propria azione del Comune di Padova a sostegno dell'economia locale. Anche sulle prossime scadenze si cerca di lavorare per un ulteriore slittamento. Assodato il fatto che chi non ha lavorato non dovrà versare un euro per quanto riguarda il canone di occupazione di suolo pubblico, ora ci stiamo occupando delle prossime scadenze. La prima sarà quella del 16 maggio relativa alla Tari. Ecco, io nella prossima giunta comunale proporrò un ulteriore posticipo. Dal 16 marzo siamo andati al 16 maggio, ma evidentemente non è abbastanza per le imprese che sono state colpite dai provvedimenti che hanno subito lo stop. Ecco, per queste definiremo un'ulteriore scadenza più avanti per soprattutto prendere tempo e aspettare che o il governo o l'autorità nazionale definiscano le modalità attraverso le quali non andare a gravare dell'imposta sui rifiuti, quelle attività che evidentemente i rifiuti non ne hanno prodotto.